Avvenne all'alba di un mattino di primavera. Era esattamente il 19 aprile del 2010, quella notte. Come del resto tutte le altre dell'ultima settimana, avevo dormito poco e male. Vegliavo il mio cane, Chiara, la mia dolcissima Labrador di 12 anni, che dormiva accucciata ai miei piedi, gravemente ammalata di cancro. Erano le 5 del mattino. E adesso che Chiara stava riposando tranquillamente, dopo la compressa di un potente antidolorifico, cercai di prendere sonno anch'io. Ero totalmente stremata e addolorata per le sue condizioni. D'un tratto mi sentii scivolare in uno spazio dove era tutto bianco, silenzioso, ovattato. Era come se fossi immersa in mezzo a migliaia di nuvole vaganti. Tutto era bianco e immacolato ed io ero perfettamente lucida e cosciente. Un grande senso di pace pervadeva tutta l'atmosfera. Mi sentivo ricolma di un improvviso, inspiegabile senso di profonda gioia. Improvvisamente una luce splendente, sempre più intensa, avvolgeva gradualmente ogni cosa, pian piano. Da tutto quel bianco vidi che emergeva una figura dai contorni prima sfocati, ma che si delineavano sempre più chiari e precisi. Man mano che avanzava, era una figura maschile, maestosa. Un uomo sui 35 anni molto alto, bello e solare, con i capelli castano chiaro, il volto sorridente e pieno di dolcezza. Aveva degli abiti semplici e leggeri, i pantaloni erano chiari e la casacca mi sembra di ricordare beige. Si avvicinò sempre di più e mi venne accanto. Gli chiesi chi fosse e lui mi rispose: "Sono Dio." Non provai alcuno stupore, infatti nell'attimo stesso in cui parlò, fu come se un velo mi fosse stato sollevato dagli occhi. Fu come il risveglio da una leggera amnesia e quella figura, quel viso, quel modo di camminare mi apparivano così familiari, ma io non lo conosco, pensai. E poi subito dopo, ma certo che mi ricordo, sì, è Dio. Mi prese per mano, come un padre fa con la sua piccola. Vieni, andiamocene un po' in giro, mi disse, e andammo. Mi muovevo affiancata a lui, mi libravo nell'azzurro, senza appoggiare i piedi al suolo, con una velocità e una leggerezza inesprimibili a parole. Lui mi parlava telepaticamente e la sua voce risuonava calma e chiara dentro di me, ma anche dolce e sicura. Mi accorsi che mi parlava con la stessa tenerezza con cui si parla ad una bambina. Mi spiegava tante cose. Notai anche che, prima ancora che io formulassi la domanda, lui già mi precedeva con la relativa risposta. Era come se leggesse ogni mio singolo pensiero. Cominciò a parlarmi dell'universo e dei meccanismi che lo regolano. Mi diceva come ogni cosa sia in realtà diversa e più complessa da come ci appare. E di come noi, coi nostri sensi, ne percepiamo solo una piccola parte. Mi mostrava come ogni essere, anche un piccolo animale insignificante ai nostri occhi, sia prezioso per lui ed ha tutto un suo micro universo che lo regola. Mi sentivo libera e felice, totalmente appagata e protetta. Mi sentivo compresa, come nessun'altra aveva mai fatto prima. Completamente avvolta d'amore e con l'unico desiderio di rimanere sempre in quello stato, immersa in quell'amore. Aveva un grande senso dell'umorismo. Mi diceva cose così divertenti che non potevo fare a meno di ridere. E anche lui rideva. E ridevamo insieme. Ridemmo più volte. Sentivo il vento tiepido di primavera accarezzarmi il viso. Sentivo un intenso profumo di iris e viole mentre volavo felice in quell'alba di aprile.
approdammo nei luoghi più lontani del pianeta. Lì assistevo ed ero io stessa artefice di una scena, per poi passare immediatamente dopo, e in maniera del tutto fulminea, a scenari e luoghi completamente diversi da un capo all'altro dell'universo. Accadeva anche che in questo nostro girovagare io combinavo a volte qualche piccolo grosso guaio, anche se in buona fede e involontariamente. E poi mi disperavo non sapendo come rimediare, ma lui era sempre lì con me, pronto a intervenire per sistemare tutto, senza mai una parola di accusa o di rimprovero, ma sempre sorridente, benevolo e indulgente. Non era mai stanco, né arrabbiato né depresso. Al contrario di tutta l'umanità, me compresa. Di cosa ti preoccupi, mi diceva. Se ci sono io qui con te, stai tranquilla, abbi fiducia e lascia fare a me. Vedi, sono qui. Lascia che me ne occupi io. Ricordo che una volta eravamo in un museo dove c'erano degli oggetti di un grande valore storico, molto antichi. Io avevo preso in mano una piccola ciotola decorata, risalente ai tempi dell'antica Grecia, ma inavvertitamente mi cadde dalle mani e si ruppe in mille pezzi. No, urlai dispiaciutissima, ho mandato in frantumi secoli di storia. A quel fragoroso rumore accorsero i custodi del museo, ma mi resi conto che non mi vedevano. Per fortuna, pensai. E adesso come faccio? Dissi preoccupata, girando la testa verso Dio. Lui mi sorrise, soffiò su quei cocci rotti e come una moviola che va all'indietro, i pezzi si ricomposero tutti perfettamente. E la ciotolina era di nuovo lì, perfettamente integra, nella vetrina del museo. Ma non fu l'unico guaio che combinai. Ricordo che eravamo qualche attimo dopo in uno scenario completamente diverso, in una fattoria, credo in Texas, dove c'erano tantissimi cavalli e mandri di mucche, bufali e vitelli racchiusi in un grandissimo recinto. Io aprii il lucchetto del recinto, volevo andare ad accarezzare i vitellini, ma non mi resi conto che aprendo quel lucchetto facevo scappare centinaia di animali, ed infatti tutte le mandrie scapparono all'improvviso verso quelle sconfinate praterie. I mandriani, che ancora dormivano, presi alla sprovvista, balzarono sui cavalli nel disperato tentativo di recuperare tutti quegli animali che liberi correvano da ogni parte. Capii di aver combinato un altro dei miei guai, così guardai Dio e dissi: «Ti prego, fai qualcosa, io non volevo». Lui allora sorrise e sentì che parlava con dolcezza ad ognuno di quegli animali e che ogni animale, non appena sentiva la sua voce, anche se ormai lontano, tornava indietro e docile rientrava nel recinto. Io ero lì a bocca aperta, ma ecco che appena un attimo dopo ci ritrovammo nella foresta amazzonica, dove Dio salvò una piccola rana dalle fauci di un serpente che voleva catturarla e divorarla. Mentre io urlavo disperatamente, e allora lui disse: «Ma perché fai così? Stai tranquilla, la salverò, la renderò invisibile». E così avvenne. È impossibile raccontare in questo breve tempo tutte le decine di meraviglie che operò Dio in quelle ore, e di come mi accontentò in ogni cosa, di come rimediò ad ogni mio guaio, e di come i suoi poteri vadano ben al di là di tutto quello che la mente umana possa mai concepire o immaginare. E poi,
arrivò il momento che prendemmo la rotta del ritorno. Capii che ci stavamo avvicinando verso casa mia. Ero consapevole di aver lasciato il mio corpo fisico nel letto. Mi ricordai del mio cane, di Chiara, e intravedevo già nel volo laggiù il giardino di casa, mentre una fitta mi attanagliava il cuore. No, non volevo tornare. Non volevo separarmi da Dio. Stavo così bene con Lui. Stavo così bene lì, nell'azzurro. E poi mi disse, mentre mi mostrava il mio giardino, che nemmeno quello è così per come mi appare, perché in verità anche lì c'erano degli spiriti di natura preposti a dare energia alle piante, agli alberi, a dar loro protezione e vigore, e mi faceva intravedere queste entità poste a protezione dei luoghi. Notai però che man mano che ci avvicinavamo verso casa, piano piano la sua forma e la sua figura sbiadivano e la sua voce diventava sempre più lontana. «Dove sei? Che non ti vedo quasi più», gli chiesi preoccupata, e di rimando le sue parole, che rimasero in me impresse come un marchio di fuoco per sempre, indelebilmente nella mia anima. «Che tu mi veda o non mi veda, non ha più alcuna importanza. Quello che ti è accaduto è per farti capire, o meglio, ricordare una cosa, la nostra eterna indissolubilità, perché noi non siamo due, ma una cosa sola. Ricordatelo sempre. E sii consapevole di questo. Mi aspetto molto da te, mi aspetto molto da ognuno di voi. Cercate di essere sempre pura energia d'amore». E allora io risposi: «Tu sei sempre in me, tu pervadi ogni creatura, io penso che tu sei la parte migliore di me». E Dio aggiunse: «Vedo che stai cominciando a capire». E improvvisamente mi ricordai di una cosa che dentro di me ripetevo sempre, e così gli dissi: «Tu sei l'oceano ed io una tua goccia, giusto?» «Sì, ed ogni goccia è preziosa nel mio mare», rispose. «Quindi non sentirti mai privilegiata o maggiormente amata da me, poiché io vi amo tutti allo stesso modo. Quello che sto dicendo adesso a te vale per ognuno dei tuoi fratelli, nessuno escluso. Ricordati, siete tutti perfetti nella mia perfetta mente. Io vedo infatti di ognuno di voi il cammino e la meta, la fine e il traguardo, che è la perfezione, cioè io, ed in me vi immergerete. E se un giorno tu, inseguendo un qualche vano piacere terreno, dovessi allontanarti dalla perfetta gioia quale io sono, potrei anche concedere che ciò accada, ma poi ti darò anche il dono della continua insoddisfazione affinché tu possa ritornare di nuovo a me, avendo compreso che solo in me tu puoi essere soddisfatta. Un giorno racconterai di tutto questo ai tuoi fratelli e non sentirti mai debole e sola. Siete tutti nel mio grembo, siete figli dell'immortalità». La sua voce divenne sempre più lontana. Sentii un forte sibilo di vento, poi come una spirale che mi avvolse veloce, sempre più veloce. Mi ritrovai di nuovo nel mio corpo, sul letto. Erano le 7. Chiara dormiva serena. Piano piano, per non svegliarla, aprii la finestra. L'aria fresca del mattino mi portava da lontano un intenso profumo di iris e viole. Aprile dipingeva il cielo coi suoi colori di primavera. E qui si conclude questa storia di Angelica. Ma fammi sapere cosa ne pensi, e se magari anche a te
è capitato qualcosa di analogo. Ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale, puoi farlo condividendo i miei contenuti, lasciando un like e iscrivendoti nel caso non fossi iscritto. È gratuito, a te non costa niente e io potrò continuare a cercare e a creare nuovi contenuti per te. In ogni caso, spero di rivederti molto presto nel prossimo video.